Quando fai il servizio al salto, come atterri con i piedi? Ti faccio questa domanda perché durante i vari stage che abbiamo fatto sia l'anno scorso sia quest'anno ci è capitato di giocare con dei tennisti che facevano il servizio, quindi lanciavano la palla, saltavano, ma atterravano dentro il campo con i piedi non proprio posizionati al meglio e questo influiva sull'efficacia del colpo. Certo, uno può dire, ma io non faccio il servizio a salto, servo stando con i piedi a terra perché mi sento più sicuro. Va benissimo. Però, se vogliamo aggiungere un po' di velocità alla palla, un pochettino di spinta, dobbiamo necessariamente saltare un minimo per colpire la palla più alta e quindi avere un angolo di impatto maggiore, dare maggior forza alla pallina. Per far questo però dobbiamo sentire bene la spinta delle gambe dal basso verso l'alto e se sentiamo poco questa spinta o se la spinta viene fatta in modo errato purtroppo atterriamo in modo sbagliato dentro al campo e quindi si traduce in poca spinta sulla palla o comunque spinte che la mandano a rete piuttosto che fuori. E oggi andremo a vedere un consiglio tecnico su come atterrare meglio dopo aver fatto il salto e questo ci aiuterà ad essere più composti, più lineari quando facciamo il servizio. Di solito sulla tecnica dei vari colpi, servizio dritto e rovescio, si lascia un po' di margine di libertà, non è che bisogna essere coi paraocchi, avere dei parametri fissi. D'altronde la tecnica, lo vediamo anche nei professionisti, cambia da giocatore a giocatore, ma cambia soprattutto da situazione a situazione. Però in certi colpi, come il servizio, ci sono dei paletti che bisogna rispettare. Prima di proseguire con l'argomento ti informo che abbiamo pubblicato una scheda dove mettiamo a confronto il rovescio ad una mano ed il rovescio a due mani. Utile soprattutto se senti che c'è qualcosa che non funziona nel tuo movimento, magari nella fase di preparazione piuttosto che nella fase del finale. Oppure se sei all'inizio e non hai ancora deciso quale rovescio fa il caso tuo, se il rovescio ad una mano oppure se il rovescio a due mani. Per ricevere questa scheda è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter. C'è il link qui in alto a destra, adesso non so mai se qua o di qua, se ci stai guardando nel nostro canale YouTube oppure nel link presente nella biografia, nel profilo Instagram o pagina Facebook. Andiamo nel cuore del problema. Ogni tanto si vedono tennisti fare questo movimento nel servizio. Parto da qui, colpisco e atterro col piede destro nel mio caso, oppure piede sinistro nel caso di un mancino. Questo è un errore tecnico fondamentale nel servizio perché ci fa perdere la spinta delle gambe. Significa che se io sono messo in questa posizione e avanti ho, nel mio caso, che sono destro, il piede sinistro, dopo il salto dovrò atterrare appoggiando il piede sinistro. Il piede destro sta dietro, poi magari lo porto avanti, lo porto avanti e poi recupero la posizione. Però il concetto è che dopo il salto, il piede che atterra è questo qui, il piede sinistro, che deve atterrare dentro al campo, tra l'altro non fuori. Se io atterro invece col piede sinistro, col piede destro in avanti, cosa significa? Significa che o mi sono lanciato la palla troppo avanti e quindi mi viene da fare questo, oppure in volo mi sono girato troppo e quindi sono atterrato col piede destro. Questa rotazione mi fa sentire poco la spinta verso l'alto. Se vediamo tutti quanti i tennisti professionisti, sia quelli che giocano con tecnica del servizio footback, quindi Djokovic, Federer per dire, sia con tecnica foot up, quindi avvicinando il piede destro, il piede posteriore all'anteriore, quindi Berrettini, Nadal,
tutti i giocatori con entrambe le tecniche atterrano in campo dopo il salto sul piede che sta avanti. Ora, questo serve per spingere bene con le gambe. Se uno sente di fare, o meglio, o si vede con un filmato che commette questo errore, il primo step, la prima cosa da fare è tenere i piedi fermi. Quindi magari fare dei servizi stando con i piedi completamente fermi, in modo tale da sentire bene l'appoggio dei piedi a terra e la spinta verso l'alto. Poi, se uno vuole lasciarsi andare un pochettino, può colpire e andare avanti col piede destro, però senza salto, prima cosa, e tenendo bene il piede sinistro dietro. Questo è una via di mezzo che ci permette di spingere la palla verso l'alto e andare anche verso avanti. Lo step successivo, quindi, è quello di saltare, però prima di colpire la palla sarebbe utile fare dei movimenti a vuoto dove io provo questo aspetto qui, quindi provo ad appoggiare, a simulare il lancio di palla. Devo sentire l'appoggio dei piedi a terra, sia che io utilizzi la tecnica footback con il piede, con i piedi fermi, sia che io porti il piede destro, il piede posteriore vicino all'anteriore. Devo sentire i piedi per bene appoggiati a terra e poi salto e atterro. L'atterraggio deve essere fatto con il piede anteriore dentro al campo, non qua, è sufficiente qui, ma con la punta del piede rivolta verso la diagonale dove ho servito. Se io atterro magari fuori dal campo o atterro col piede posteriore, significa che mi sono girato, non ho spinto per bene verso l'alto e verso avanti. Quindi devo cercare di fare questo. Una volta fatto questo, prendo la palla e poi vado a servire. Quindi, la prossima volta che andrai in campo e farai dei servizi al salto, prova a osservare questo aspetto. Prova a osservare, prima cosa, se atterri dentro al campo, o meglio, se atterri con il piede anteriore oppure con il piede posteriore. E secondo aspetto, se atterri dentro al campo oppure fuori, perché un altro errore comune tra i giocatori è quello di saltare e stare con i piedi fuori dal campo. Ma magari di questo ne parleremo in un altro video. Quindi, soprattutto fai attenzione a quale piede appoggi dopo il salto. Se ti accorgi che appoggi il piede posteriore, che quindi o ti lanci la palla avanti oppure in volo ruoti, fai un passo indietro, fai dei servizi tenendo bene i piedi appoggiati a terra, sentendo la spinta verso l'alto, e poi prova a saltare. Purtroppo questo è un errore tecnico che deve essere sistemato, ci vuole pazienza, magari fatti aiutare dal tuo maestro con varie progressioni, perché se continui a servire e ad atterrare col piede posteriore rischi di far tanta fatica per aver poco risultato. Quindi la prossima volta che vai in campo prova a vedere come atterri, magari ti fai un piccolo filmato col cellulare, sperimenta e poi fammi sapere come andrà scrivendo un'email a info@giocaratennis.it. Beh, se il video ti è piaciuto, innanzitutto ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto. Qui in basso a destra c'è il pulsante e ti ricordo che qui a lato ci dovrebbero essere dei riquadri che rimandano a dei video che abbiamo pubblicato qualche settimana fa. Se ti va, cliccaci sopra per guardarli.